devo proporre un make-up perfetto per una cerimonia. Già se seguite il mio canale, ne avrete visto un altro, è sempre sulla stessa linea, però mentre quello era più incentrato sui toni freddi, questo qua è più sui toni caldi. Adesso io ho appena comprato queste due luci che sono molto molto bianche, quindi potrebbe sembrare simile a quello, ma vi assicuro che questo qua, questo make-up è molto 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 più caldo, quindi poi vedrete se lo rifarete con i prodotti simili a quelli che ho utilizzato io, che è diverso. Va sui toni del marrone, del bronzo e secondo me sta benissimo sulle ragazze, quindi magari castane con degli occhi nocciola, castani, anche verdi. Poi vabbè, questo è soggettivo, ma questo è un look un po' più caldo. Io l'ho studiato per una cerimonia da giorno, che se volete potete ancora renderlo più naturale, semplicemente rimanendo basse e usando meno colore nella parte alta. Vi raccomando, se dovete andare a una cerimonia, di usare prodotti che conoscete assolutamente, quindi che sapete che durano tanto, magari waterproof, usare dei buoni primer, fissare con magari un fissante, poi questo dipende dalle vostre esigenze. E niente, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia. Iniziamo! Per prima cosa applico un primer su tutta la palpebra per far sì che il trucco duri fino a sera. Io in questo caso uso un correttore perché non ho bisogno che il trucco mi duri tante ore, però voi se volete che il trucco vi duri tanto assolutamente usate un primer. E lo sfumo su tutta la palpebra, su tutta la palpebra. A questo punto uso il colore bianco perlato che vedete e lo applico sulla palpebra mobile e lo sfumo ben benino per dare luce a questa parte. Poi prendo questo colore qui, marroncino con dei riflessi dorati, e lo applico con un pennellino a penna solamente nell'angolo esterno. E poi lo sfumo con un pennellino da sfumatura più grande. Vi ricordo che tutti i prodotti ve li scrivo nell'info box sotto il video. Intensifico ancora il colore aggiungendo ombretto e sfumo ancora come ho fatto prima. Poi prendo un colore ancora più scuro, un marrone più scuro. E lo applico sempre nell'angolo esterno dell'occhio, però questa volta stando un pochino più interna e sfumandolo di meno, in modo che la sfumatura più chiara rimanga verso l'esterno e la sfumatura più scura verso l'interno. In questo modo c'è una gradualità di colori. Quindi lo applico con questo pennellino piccolo e sfumo sempre con un pennellino un po' più grande, però stando attenta a non andare troppo oltre. Ora prendo il marrone opaco della Naked e lo applico nella piega dell'occhio. Vi ricordo di fare questo passaggio se volete dare più tridimensionalità al vostro occhio e rendere il look più strong. Se invece volete rimanere molto naturali, fatelo lo stesso, ma rimanete molto leggere e mettete pochissimo prodotto. Quindi lo sfumo bene e poi prendo un nero, un semplice nero opaco, sempre col pennello di prima da penna, a penna lo applico nella V esterna dell'occhio e lo sfumo ancora pochissimo, come vi ho spiegato prima. Così abbiamo un cambiamento graduale, una sfumatura dal colore più chiaro al colore più scuro. Ora prendo un bronzo e lo applico con un pennellino piatto al centro della palpebra, non proprio al centro, comunque verso il centro e sfumandolo bene con gli altri colori, così come vedete proprio qui. E questo scalda molto l'occhio. Poi prendo un ombretto chiaro, un semplice ombretto color panna e lo applico sotto la palpebra, sotto l'arcata sopraccigliare con un pennello grande in modo che venga bene bene sfumato, come vedete che sto facendo qui. Infine prendo un pigmento per dare tantissima luminosità
a questa parte dell'occhio, quindi alla palpebra mobile, e veramente apre tanto lo sguardo e dà un tocco di glamour. A questo punto vado con la mia base normale, quindi metto il fondotinta, voi fate i passaggi che fate di solito. Qua sto applicando il fondotinta e ora ritorno sugli occhi, quindi prendo il marrone opaco prima e lo applico con un pennellino lungo la rima esterna dell'occhio, rimanendo nella parte esterna, come vedete qui. E dopo di questo passaggio prendo il marrone invece satinato più scuro e lo applico sopra questo marrone, rimanendo sempre nella parte esterna dell'occhio. E così diamo veramente profondità allo sguardo. Nella parte interna invece mettiamo un semplice color perlato che avevamo messo prima sulla palpebra. Una matita color burro, color avorio, per aprire lo sguardo e rendere l'occhio più grande. E abbiamo quasi finito col trucco occhi, non ci manca che applicare l'eyeliner. Io ne uso uno in gel, faccio la linguetta così e uso questo pennellino che è comodissimo, anche se questi pennellini piccoli bisogna cambiarli spesso perché si rovinano spesso. Quindi faccio una linea proprio sottile sottile perché non voglio rimpicciolire il mio occhio con una linea troppo grossa. Ridefinisco le sopracciglia con due ombretti, ne uso uno marrone chiaro e uno marrone scuro, sempre i due ombretti marroni chiaro e scuro opachi della Naked One. Quindi leggermente riempio le sopracciglia, assolutamente piegaciglia per aprire lo sguardo e curvare le ciglia. E poi vado col mio mascara preferito, le Love Extreme di Essence, con movimenti a zig zag dalla radice fino alla punta e ruotando l'applicatore verso l'esterno e concentrandomi soprattutto sulle ciglia esterne perché danno più un aspetto occhi da gatta, quindi occhio più grande. Eccomi, come al solito mi sono dimenticata di filmare tutta la seconda parte, quindi vi rifaccio vedere velocemente. Applico una terra, questa qui esattamente, sotto gli zigomi, lungo la mascella e ai lati della fronte. Ovviamente qua lo faccio poco perché l'avevo già fatto anche dall'altra parte. Poi vado con un blush rosato, sembra veramente strong ma vi assicuro se ne usate poco si può modulare benissimo, e questo è uno dei miei preferiti, lo uso sempre quasi in tutti i miei video. Quindi sfumo bene bene sulle gote e passo poi finalmente all'illuminante. Vi consiglio di usare un pennellino a ventaglio se lo avete, io adesso avevo questo, ho portato di mano, quindi uso questo. Come al solito uso il mio ombretto di Inglot e sfumo sulle gote, sopra nell'arco di Cupido, naso e fronte, in realtà anche sul mento dovrei un po'. Poi prendo una matita color rosata un po' più scura, qua faccio finta di applicarla, comunque contorno le labbra. E poi passo un ombretto, sì un ombretto, e poi passo un rossetto color nude, lo cerco, l'ho trovato. Un rossetto così color nude su tutte le labbra. E il look è finito! Ricordatevi di cliccare su mi piace se il look vi è piaciuto, commentare per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Ci vediamo alla prossima, ciao!